È stato condannato all'ergastolo il giovane omicida che sconvolse il Giappone. Tatsuya Ikeyashi violentò e uccise nel 2007 la sua insegnante di inglese 22enne, Lindsay Hawker. In tribunale aveva ammesso di aver violentato e strangolato la giovane britannica. L'uomo tentò di sfuggire alla giustizia effettuando un intervento di chirurgia estetica, ma fu catturato 2 anni dopo l'omicidio dalla polizia nipponica. Il suo caso creò talmente tanto scalpore in Giappone che il governo offrì una taglia di circa 100.000 euro per la sua cattura. Il corpo della giovane fu trovato nella vasca da bagno sul balcone dell'appartamento di Ikeyashi alla periferia di Tokyo. I genitori di Lindsay sono volati in Giappone per assistere al processo senza rilasciare dichiarazioni. Il padre ha semplicemente mostrato una foto della figlia mentre entrava in aula.